È solo un po' più grande. Qui ho fatto il mio primo spettacolo. È gigante. È come una nave spaziale. Già. Ti ho portato le foto. Ah, bene. Sono belle. Davvero? Ti vogliono per altri scatti la prossima settimana. Non capisco che ci trovano in te, a parte il fatto che sembri una scimmia. Ah, grazie, molto gentile. Non è male questa. Ma non ci potrò andare. Vado in Romania. In Romania? Sì. Che novità è? Scommetti che mamma si incazza? Sabrina, guarda qua, eh? Ti sembra fresco questo? Guarda l'occhio, Sabrina, l'occhio! E che ci vai a fare? Mi sono rotto di Parigi, me ne voglio andare. Vado in tournée un mese e mezzo per gli ospedali, gli orfanotrofi. E poi non lo so, girerò il paese. E i corsi all'università? Ma quale università? E non fare la sorella grande, hai solamente 2 minuti più di me. Ismael! Hola, Zalin Amin. Ma perché in Romania? Perché no, mamma. Ancora non avete imparato? Avete sentito l'odore? Sabrina, l'occhio, non hai visto l'occhio? È spento, mamma. E con chi vai? Con Handicap International, mamma, come al solito. Appunto, come al solito. Allora perché non continui a lavorare qui con loro come hai sempre fatto? L'hai vista anche tu la rivoluzione in TV, tutta quella gente per strada. È stato emozionante, no? Hai sempre bisogno di cambiare. No, è un momento importante, un popolo che si risolleva. Io voglio esserci. E poi da lì a Mosca, la più grande scuola di circo del mondo. Che succede qui? Vuole andare in Romania? Ma per poco, zio. Ah. Comunque non riuscirai a fermarlo. È un vero nomade. Ha sangue algerino nelle vene. Ha qualcosa in più? In più? Non qualcosa in meno, giusto? Sì. Sta arrivando il treno. Oggi mi straccio. Scappa, Ionè, scappa! Metti giù quel bastone, cretino! Sta attento, stronzo! Pardon, mi scusi, signore! Dai, sbrigati, Cristi! Scusi ancora, signore! Dai. Ciao! Ciao! Controlla il portafoglio. Beh, si vede che non siamo più in provincia. Ti presento Lidia. Milud. Ciao. Anche lei è un assistente sociale. Ah, sì? Thank you.
triste. Razvan, sono andati. Tutto a posto. Una birra. Allora, com'è andato il vostro giro? Là è un disastro. In certi orfanotrofi vicino al confine non hanno nemmeno da mangiare. Ma l'ultimo spettacolo è stato davvero... entusiasmante. Entusiasmante, bravo professore, la parola giusta. Per fortuna con i bambini non uso le parole. E dimmi un po', tu non sei rumena? No, sono italiana. E da quanto sei qua? Quasi 2 anni. Sì, ma non sempre a casa mia, altrimenti non avrebbe resistito. Ci Perché credo. Non ti fermi a Bucarest qualche giorno in più? Puoi stare da me? No, devo tornare a Parigi, grazie. Sono 2 mesi che sto in giro per la Romania. Hai, ho la macchina a parcheggio. Io mi prendo un panino, voi lo volete? No, grazie. No, ti aspetto, dammi la tua sacca. Ah, grazie. Razvan, brutto stronzo, che ci hai fatto, eh? Mi rompere il cazzo, Moshu, o ti apro la pancia. Sai quanto mi danno per uno di quei ragazzini? Me ne frego, pigliateli in altri canali, questi sono i miei. E io sono tuo fratello, stronzo. Guarda come ti sei ridotto. Mi fai schifo, non ti mettere in mezzo, finisci male anche tu, drogato del cazzo. Moshu, 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 hanno preso Yonel. Lo so. Dammi da bere. Ce l'hai $3? Scusa? Te lo prendo in bocca, dai. Come hai detto? Dammi $3 e ti faccio un pompino, dai. Serata, che fai? Rompi palle. Oh! Come ti chiami? Come ti chiami? Milud? Che cos'era quella roba che sniffava la bambina? Colla? Aurolac. È vernice. È come droga. Cazzo, avrà avuto al massimo 12 anni e mi ha proposto un pompino. È incredibile. Riconoscono subito gli stranieri. Non so come fanno, ma non sbagliano mai. A te questa sembra una cosa normale. Non hai mai sentito parlare di prostituzione infantile? Sì, ma non credevo che fosse così. Perché? Come credevi che fosse? Lei si è presa la stanza migliore, il bagno e voilà, fine del giro. Vieni, io dormo qui nel tinello. È stato veramente brutto. Pensi ancora alla bambina? Sì. Un altro bel regalo di Ceausescu. Più le famiglie facevano figli, più sussidi prendevano. Poi tutto è esploso. E adesso noi ci ritroviamo con migliaia di ragazzini fuggiti dalle loro case o dagli orfanotrofi che riempiono le strade, i canali, le stazioni. Li chiamano boschettari. Boschettari. E non c'è modo di aiutarli? Ci proviamo tutti i giorni, ma non è semplice. Sono difficili, violenti. Si difendono, come animali impauriti. Li conosciamo tutti. Sai, quella che hai visto prima si chiama Alina. È tra le più fragili. Milud. Va a dormire, che è meglio. Sì, scusatemi, ma sono distrutto. Vado, grazie per il tè. E domani... Alle 10 in punto al centro di accoglienza. Sì, perché sai, il mio capo... Sì, lo so, c'è il tuo capo ed è importante che io sia in orario, ci sarò. Grazie. Notte. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Le lenzuola sono sul divano. Ah, sì, va bene, grazie. Grazie.
La valigia, dai, via! Paghi, poi guardi. Non ho guardato. Hai rotto le palle, va da un'altra parte. Che ti sei fatto? Fa vedere. No, niente. Guarda che mi ha dato. A me mi piace il rock, ma quello vuole che ballo così. Ti piace? Ci vieni con me? So qual è il treno. Stronzo, lasciami in pace. Livia? Sì? Sai per caso dove è Milud? No. Lo sa che è l'appuntamento alle 10. Scusa, pardon. Mi riconosci? Ieri sera, alla stazione. Aspetta. Io sono Milud. Viene da un altro posto. Lui mangia solo palline, quelle palline bianche. Sì,
Sì, e caga solo bottiglie di plastica. No, è vero, giuro. Portacelo qua, faccelo vedere. Adesso è partito, e i cazzi suoi. Ma poi torna e mi porta via con lui. Vieni qua, vieni! Ho fame! Vieni qui, sono due giorni che non mangio niente! Dammi i soldi! Ho fame, mi sento! Levati! È per colpa tua, sulla pancia, stronzo! Dammi i soldi! Fermi! Fermi, fermatevi, fatela finita! Tea, fermatevi, ho detto, se no fate una brutta fine! Tea, basta! Basta, Tea! Levati dalle palle! Fuori dai coglioni, ho detto! E vattene! Sei cagliolo del cazzo! Andate a mettere le palle da un'altra parte, via, via! E tu, passa la palla, orecchia spenta! Ecco la piazza che ti ha fatto sognare. C'era tutta la mia facoltà, era incredibile. Si respirava un'aria nuova, la gente ci credeva veramente. E là c'era Ceausescu e... Ciao. Ciao. E da là invece hanno cominciato a sparare. Allora poi com'è andata? Alla fine siete riusciti a incontrarvi? Sì, è arrivato. Con 2 ore di ritardo, ma è arrivato. Sono stato alla stazione. Glielo diciamo allora? Sì. Beh, ho deciso di rimanere un altro po'. Ah, bene. Finché non troviamo nessuno per la camera, può rimanere da noi. Se non disturbo troppo. Sì. Ma no! Visto, è quello che vi ho detto. Oh, guarda che fa Tea. Bravo, Tea. Bravo. Ma da dove viene questo scendere? Ehi, Melo, sei tu? Tea. Qui, Paris. Hop. Bucarest. E tu? Stilpu, e dov'è? Qui. Ah, non c'è. Ah, Stilpu, eccola. E tu? Gimpaz. Ah, e tu? Bulbucata. E tu? Videle, dov'è? Lì. Oh, e tu? Orsicen. E tu? Galugareni. Targoviste. Dov'è? Io Videle. Videle, sì. Bene. E tu? Targoviste. Orsicen. E tu? Balotest. Oh. Ciao. Ciao. Allora, com'è andata? Bene, mi hanno circondato, abbiamo giocato, tutto bene. Dove posso mettere la valigia? Qui, nel furgone. Brava, Tea! Ti va di darci una mano? Sì, sì. Buonasera, piacere. È il clown di cui ti ho parlato. Minuto. Don Guido è un salesiano, lavoriamo insieme.
Ah. È del lato buono della chiesa. È ancora comunista, la prendo per quello che è. Ok, la valigia è qui, vero? Un minuto, per favore, l'altro bidone, lì dentro. Ah, ok, sì. Posso mai dare un attimo? Scusa. Tea, se non ti va bene, vattene. Lo sai che mi ha imitato prima? Sarebbe un bravissimo clown. Non potevi starci più attenta. Sono stufa di farti da mamma. Lo sai quanto costa un aborto? E se lo tengo? Sei scema, ne fai un altro da mettere per strada. Vengo da te, mi trovo un lavoro. Ma non dire stronzate. Vuoi farmi scappare i clienti? Che faccio allora? Micaela, tocca a te. Vado. Questa è brava e costa poco. Quando vai, chiamami che ti accompagno. No, ci siamo lasciati 6 mesi fa. E quando è che torni a Roma? Cos'è, un interrogatorio? No. Vai, Don. Grazie, ciao. Ciao. Non lo so. Finché serve e qualcuno ci sostiene. Sono 2 anni che lottiamo. Lottiamo? Parli sempre al plurale. E tu sempre al singolare. Perché hai deciso di rimanere? Non lo so, ci sono dei posti dove ti senti più vivo. Diverso. E questo è uno di quei posti. Ecco, appunto. Tu sei qui perché ti permette di sentirti diverso. Beh, comunque ci stiamo tutte e due. Sì, ma io non vedo le cose così. Ah. Andiamo? Ho fame, Mihai sarà già a casa. No, io vi raggiungo più tardi. Mi porteresti tu la valigia? Sì. Grazie. Li trovi vicino al ponte, binario 14. Ok. Ma già scimmio pure di bere. Chi cazzo sei? Ma già scimmio. Milud, il clown. Che vuoi, non rompere coglioni, vattene via. Levati dalle palle, vaffanculo. Ci bresci, sta. Beh, bravo, è un po' con i dì. Chi è che suona? Suoni bene la fisarmonica. Grazie. Vengo qui a mangiare. Mi fanno credito. Problemi? È mio fratello, nessun problema, sei con me. Che cosa vuoi? Scegli tu. Fanne 2 con tanta senape e crauti. Da dove vieni? Non sei francese? Sì che sono francese, metà e metà. Mio padre è algerino. Anche se veramente io non l'ho mai conosciuto, mai visto. Metà e metà? Allora sei un po' zigano. Forse, se lo dici tu. Perché ti vesti sempre di nero? I mafiosi si vestono di nero. Il nero mi piace, così dormo di più la mattina. Non perdo tempo con i vestiti. E forse sono anche un po' mafioso. Mi prendi per il culo oppure sei matto? No, io sono tuo amico, no? Allora che sei venuto a fare in questa merda? Mi piace la vita di strada.
E forse mi piace questa merda. Questo finché non sei con la merda fino al collo. Ah, sì, certo. Però impari a nuotare e poi ne esci fuori, no? Tu mi piaci. Ma non fare lo stronzo con me. No, lo giuro. Fratelli! Vieni, dai. Andiamo. Sta attento alla testa. Che cazzo c'è? Calma, calma, buono, buono. Oh, oh, calmo, sta calmo, calmo. Oh, non hai capito che è con me? Puoi dormire lì. Che ci fai tu qui? Ah, ciao, Tea. Sono venuto a dormire. Ma non ce l'hai la casa? Ma che cazzo fai? Ho paura di andare fuori. Succede a tutti la prima volta. Grazie. Grazie. Cazzo fai? Vattene da qui o ti meno, levati dalle palle! Passami da. Milud, dai, svegliati, arrivano i treni. Che? Arrivano i treni. Ti piacciono? Li ho fatti io. Casa mia e mia madre. Casa tua? Sì. Ti piace disegnare? Sì. Sono belli. Che fai? Vieni con noi. No, non posso, ho da fare. Tieni, Cristi. Prendi la... prendi la fisarmonica, Cristi. Aiutami con questa, tieni. Cristi! E lasciami! Scusa. Scusa! Stronzo! Scusa! Non mi devi tirare, ho paura a guardare giù, capito? Che scherzi di merda! Scusa, non lo sapevo. Ti ho tirato i pantaloni solo per chiamarti. Ehi! Vai, becca quello.
l'ho fatto. Dai, abbiamo fame, dammi qualcosa, qualcosa, ti prego. Dammi qualche cosa. Stai bene? Che ti è successo? Ho dormito con loro. Ma sei scemo? Ci hai fatto preoccupare, Mihai è fuori a cercarti. Scusa. Tutta la notte in bianco per questo coglione. Hai dormito coi boschettari. E allora cosa hai scoperto? Vado ad avvertire Mihai. Puzzi ancora di canale? No. Sì? No. Sì, ti dico. E chi è questo tizio? Lui dirige una ONG. Ah, sì? Livia, da brava e solerte assistente sociale, ogni tanto gli dà una mano quando può. È un tipo in gamba. Eccoli che arrivano. Ciao. Ciao. Stefan. Ciao, Mihai. Tutto bene? Sì. Milut. Piacere. Stefan, piacere. Elena, altre due birre, per favore. Mi dicono che sei un clown straordinario e che cerchi lavoro. Cerco lavoro, ma non sono un clown. Ora fa lo scemo, ma è davvero bravo. Livia deve sempre mettere i puntini sulle i. Raccontami un po' che cosa vuoi fare. Non lo so ancora, ma so che voglio fare qualcosa. E poi se me ne andassi senza aver fatto niente per questi bambini mi sentirei in colpa. E allora eccomi qua. Purtroppo non mi danno fondi sulle buone intenzioni. Ho bisogno di un progetto scritto. Per aiutare i boschettari ci vogliono soldi e volontà politica. Ma soprattutto devono volerlo loro. Altrimenti finisce come al solito. Li mandano all'orfanotrofio e il giorno dopo sono in strada. La strada è la libertà per loro. Anche per me. Si sentono più sicuri che in orfanotrofio. I bambini di strada sono migliaia. Se vuoi darci una mano, ci farà molto piacere. Un clown serve sempre. Ok, d'accordo. Livia, aiutalo tu con il progetto. Ah, allora siamo messi bene. Vabbè, grazie, eh. Bastavano le pastiglie. No, te l'ho detto, sei incinta ora. Sbrigati che vanno via. Devi prenderne due, ok? Stefan, ciao, come va? Ciao, ehi, abbiamo un paio di malati oggi. Niente di grave, spero. No, no. Apri la bocca. Mi piace questo Milud. Avete già pensato al progetto? Sì, sì, ci stiamo lavorando. Non toccarmi la pancia! Ma dove vai? Vlad, che ci fai qua? Ciao, Thea. Sei scappato dal paese? No, mio padre è venuto qui a cercare lavoro, però io sono il canale di Broncoveano. Io sto alla stazione. Sei cresciuto. Al paese sembravi un cacasotto. Un po'. Adesso sei bello. Ho fame tutto il tempo, non vedi? Sei incinta? Posso mettere la mano? Sì, però non tanto. Si vede poco. Tanto voglio abortire. Non hai paura? E come faccio nel canale? E tua sorella? Lavora, non può. Sei sola? Ah, mi stavo dimenticando. Tieni. Grazie. Ciao. Lui è Vlad, ora sta con noi. E Costa ti lo sa? Ancora no. Ah, eccolo là. Andiamo a parlarci. Alina. Tieni, è quella musica che piace a te.
Lascia un po', lascia. Come mai? Ci sono l'asma per il comodo tutto il bene. Lascia Che è questo casino? Che succede? Da domani si parte. Cosa? Domani si parte. Ok, me lo dici dopo. Ora mettiamo in ordine, sennò da domani dobbiamo trovare un'altra casa. Lo sai che mi hai un maniaco ossessivo? Ah, lo so che mi hai un maniaco. È un maniaco come me, proprio per questo sì, che noi due siamo amici. Ok. Allora, questa è... casa nostra! Ora sto in casa, ok? Casa nostra! Dai! Venite, venite, dai! Coraggio, eccomi. Coraggio! Livia, dai! Grazie, grande Livia! E questa... dai. Questa è... la nostra cucina, ok? La cucina. Maria, Maria, Maria. Dai, Maria, 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 vai. Coraggio. Maria. Dai, Maria, cucina. Maria. Oh, scotta, scotta. Gira, gira. Gira la minestra che scotta, gira. Ah, Maria. Che fame, che fame. Vlad, dai, vieni, 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 entra, entra. Entra, Vlad, devi aiutarmi. Vieni, Alina, dai, dai, entra. Aiutatemi. Aiutatemi. Oh, bene. Questa è la nostra camera da letto. Oh, il bambino. Sta bene, piccolino? Sì, dorme anche lui. Oh. Ehi, tu, fermo là. Ah, puzzi, puzzi. Alla doccia, alla doccia. Psh, shampoo. Oh. Via, vattene via. Ma che fai? Vattene via, non rompere. E poi la pipì. Ehi, mi scappava. No, no, la colla. Emiere, dammi la colla. Ehi, che fate? A casa nostra non si litiga, chiaro? Niente boss. Oh. Dammelo, pezzo di merda. Ok. La violenza, fuori. Chiaro? Droga, fuori. E tu? Vieni, vieni. Lo conosci? Lo conosci il 43, eh? Un bel 43 in culo? Cristi, fai uno dei tuoi bei disegni. Sì, così. Va bene, ok. Pesa il tuo materiale, perché non lo lasci qui? Sì, infatti. Te lo tengo io, dentro c'è spazio. Posso da domani? Quando vuoi. Bene. Allora ti aspetto. E tu fai il bravo, eh? Grazie, ciao. Senti, ma tu ce l'hai la ragazza o sei omosessuale? Se sono omosessuale. Ce l'avevo una ragazza. E, però veramente non lo so se sta ancora con me. Quando vieni a Parigi te la presento. È molto carina. È anche simpatica. E scopate? No, noi facciamo l'amore. E tu ce l'hai una ragazza? Sì, Alina. Ah, Alina. E lei lo sa? Normale. Normale? Ah. No. No. Quando dai un bacio, come la metti la lingua? La lingua? Ma tu sei ancora un bambino, sei troppo piccolo. Non lingua, ridere, che lingua? Coglione, se no dico a tutti che sei frocio. Frocio io? È così che tratti gli amici tu? Non ridere. Non rido. Ok. Scusa. Siediti. Che cosa vuoi sapere, di? Come si mette la lingua. Come si mette la lingua? Difficile. Non faccio bene. È difficile. Bagno pubblico, sì o no? Sì, ma loro non entrano. Se loro pagano il biglietto hanno il diritto di entrare, no? Va bene, ma oggi solo i maschi, le femmine domani. Solo i maschi, ok. Otto. Noi facciamo un giro, ci vediamo alla stazione, d'accordo? Okay. Ragazze, dai, forza, muovetevi! Andiamo. Tutte con me, venite! Vlad,
Dai! Dai! Vlad, smettila per favore, dai! Com'è andata? Bene. Su! Qua sono tutti croci. Dai! Avanti. Dentro? Dentro, ragazzi! Venite! Vai, dai! No, sì! E ora tutti sotto! Sotto, sotto! Lavatevi, forza, doccia! Veloci, veloci! In vasca adesso, in vasca! Allora, questa qui è la mia parte e questa è quella di Maria. Sono i suoi. Che non ha soldi, va bene? E tu, Vlad? Ce l'ho, tutto a posto. Sicuro? Ho i miei, sì. Ok. Ciao, Milud. Ciao. Allora, come va? Bene, bene, abbastanza bene. Allora, che cosa volete mangiare? Che sei? Prosciutto, prosciutto. Salame. No, 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 no. Sì, dolci. Salame. Questi sono tutti i soldi che avete, dovete scegliere. Salame. Allora. Salame. Entrate. Sì. Dite buongiorno. Ok. Domandate e pagate. Noi vi aspettiamo qui fuori. Va bene, andiamo. Su, dai, entrate. Che volete? Mangiate. Uscite, fuori, fuori, andate, fuori. Oh. Che fai? Non toccare. Merda. Via, fuori dalle palle. Paghiamo, andatevi. Paghiamo. Sì, aspetta, faccio io. Ecco, tieni, io voglio il salame. Cioccolata, cioccolata, caramello. Ehi, Milud! Ti ho visto passare. Allora come va? Boh, tutto uguale. Mi accompagni un pezzo? Sai, sono 20 anni che faccio questo lavoro. Sono processi lenti, non li governiamo noi. Tu da quanto sei qui? Poco più di un mese, credo, eh? Sì. E che ti aspettavi? Non lo so, arrivi a tanto così a volte, sei quasi là. Allora dai il massimo, fai il possibile e poi ti ritrovi al punto di partenza. Capisci? Questo è quello che credi tu. È come se non avessero voglia di cambiare davvero. Magari il segreto è mantenere un po' le distanze. Ecco, guarda. Se tu sali in cima a quella torretta, vedrai meglio la piazza. Capito che voglio dire? Sì. Stacca un po', cerca di distrarti. Vieni a cena da me una sera, eh? Mia moglie sarà felice di vederti. Ok, grazie, sei gentile. Noi stavamo sul tetto. E quelli giù che guardavano. E Milud li imitava. C'era Christy che tremava come un cane. Ma che stai facendo? Che cazzo fai? Come fate a vivere in un merdaio come questo? Neanche le bestie, neanche gli animali si comportano così. Non si respira, puzza, non lo sentite? Non si sopporta. Fa vomitare. Io vi chiedo un po' di rispetto. Un po' di rispetto, ma non per me, per voi, capito? Un po' di rispetto. Ma chi cazzo sei tu per dirci come vivere? Smettila di dire stronzate. Vattene, levati dalle palle. Che vuoi fare tu, ammazzarmi? Eh? Vieni. Mi vuole picchiare. Visto? Eh? Hai finito, vattene. Tu non mi fai paura. E lo sai perché? Perché io sono matto, ma molto più di te. Molto più di te. Matto, capito? Matto. Se non c'è rispetto, arrivederci e grazie.
coucher de verre, de canettes de bière, des cendriers qui dévotent, des bougies qui se répandent, et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça, et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. On entend toujours sonner une guitare, même très tard le soir. Si ce soir tu as un gros cafard, prends un peu d'espoir pour toi, et blablabla. C'est moche. Allora, è partito. Non lo so, non lo so. Perché si incazza così? Che cos'è sto rispetto? Se siete dei coglioni. È lui il coglione. È vero, c'ha ragione. Facciamo schifo. È Catalin che si è pisciato addosso. Catalin si piscia sempre sotto. Digli di tornare. Però è vero, facciamo schifo. Lasciami in pace. Oggi è tutto. Questo è per Milud. Da noi tutti. Non proprio tutti. Ah. Bello, grazie. Non si può mica scusarli sempre. Ma non lo capisci? Loro non possono fare di più. È una richiesta d'aiuto. Una richiesta d'aiuto. Io che dovrei fare? Ma tu sei un esempio per loro. Io non sono un esempio, io sono un clown di strada. In effetti non hai niente dell'assistente sociale. Disincantato, professionale. Anche un po' burocrate, se vogliamo. Questo è il mio ruolo. Smettila, scemo. Tu non sei solo un clown, lo sai benissimo. Se no saresti già tornato a Parigi. Vuoi? No, bevo solo acqua, grazie. Certo che potevi anche aiutarci. Meglio se lo fanno loro. Sì. E poi che canale è mio? Hai ragione, canale mio, eh? Che stai facendo, coglione? Ma che cazzo vuoi da me? Ehi! Che cazzo fate? Fermi! Fermi! E state fermi, basta! Hai rotto le palle, vattene! Te la faccio pagare, struzzo! Levati dai coglioni! Vattene! Vattene via, pezzo di merda! Oh, polizia, polizia! Polizia! Oh, mamma, che furore! Oh, no, no, non così, non così. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Uno, due, tre. Milud, Milud! Era vicino ai binari. È sola, che faccio? Non so dove andare. Come ti chiami? Sono amici. Elena. Da dove vieni? Dalla campagna, è scappata da casa. Ah. Avverto Mihai. Può fare la segnalazione e rintracciare la famiglia. Eh certo, così la riportano da dove è scappata. Ah! La mia pancia! Il bambino! Tea! La mia pancia! C'è no, no, sangue. No! Sta tranquilla. Sangue! Tranquilla, non è sangue. La portiamo in ospedale. Ho paura. Vado a cercare no, un taxi. No, no, niente paura. Respira in fretta, così. Brando, dammi le mie colle. No. 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 No, niente Tea, colla. Non te la do. Niente colla. Respira forte. Vlade, dai. All'ospedale. No, no. Nasce. Ok. Dai. Respira forte. Tieni la testa su. Ti raggiungiamo. Eccola, è qui. Fate piano, eh? Tea, come stai? Ehi, come ti senti? L'avete visto? Io ancora no. È un maschio. Ah. Spero che non sembri come il padre. Devo dargli il latte, vero? Sì, certo. Come lo vuoi chiamare? Ancora non so. Tu che dici? David, come mio padre. Buongiorno. Congratulazioni, Tea.
Forse devo andare a prendermelo. No, no, stai tranquilla, ci pensano loro. E quando me lo porto via? Senti, Thea, il bambino non può stare nel canale. Ma il canale è a posto ora. Vero, Milud? Non è vero? Rispetto! Thea, si ammalerebbe subito. Credimi, ho parlato coi medici. Glielo chiedo io a mia sorella. Un posto lo troviamo. Thea, Thea, Stefano ha parlato con Don Guido. Ha trovato delle suore che possono tenerlo. No, nell'orfanotrofio no. Lì si sta male, lo picchiano. No, non è un orfanotrofio. Sono delle suore. Molto amiche di Don Guido. Se non lo mandi lì, te lo toglieranno comunque. E lo manderanno davvero all'orfanotrofio. Capito? Puoi andare anche tu a stare lì, con il tuo bambino. Non ce lo porto lì, mi fanno schifo le suore. Fatevi i cazzi vostri, non ci dite cosa fare. Ce l'hai avuta tu una madre, no? Il latte, che gli dai il latte? Puoi vederlo quando vuoi. Non mi rompere le palle, il bambino l'ho fatto io. Affanculo, le vostre suore del cazzo. È mio e me lo tengo. Via, fuori, via. Sì. Su, andatevene, fuori, anche tu, anche tu. Via, okay. Fuori, fuori. Andiamo. Via. Ah, giusto, ma se la sacco la sapone per fuori. Vieni, vai. Vai, Marco. Vai, ti giuro. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vabbè, ma tu non scuola. Guarda. Vieni, vieni. A che pensi, a casa tua? Sì. Ci sono posti in Francia simili a questo. Ci vedevamo in un cortile, chiuso tra due palazzoni. Però ho un bel ricordo di quando ero un bambino. Se io non avessi avuto la mia famiglia, ora sarei un delinquente. O come loro. Vuoi tornare a casa? No, sei matto. Dobbiamo lavorare. Dobbiamo tirarli fuori dai canali. Da questa vita di merda, no? Sei scemo, non hai capito niente della vita di strada. Non te lo lasceranno fare. Loro adesso stanno bene. Ma non lo fai solo per loro. Hai scommesso qualcosa che ce la farai, non è vero? Molto peggio, mi sono giocato tutto. Tutto. Sei pronta? Forse è già da quelle suore. Domani ci vengo io con te. Se non è così, gliela faccio pagare. No, 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 basta, basta. Dammi la pizza. Ho detto no, sei ubriaca. Dai, dammi che la pizza, smettila, dai. Smettila. Ho detto basta. Piantala con queste scemenze. Una sigaretta! Dammi una sigaretta, dai! Andiamocene, usciamo! Dai, andiamo! Usciamo, dai, usciamo! Mi fuori! Lasciare, su, basta, vieni! Non mi tirare, esci! Basta, sei ubriaca! Non mi toccare, basta, vai! Piantala! Stronzo, vattene via! Vattene via! Scema, così non te lo daranno mai, bambino! Ma fa quello che ti frega, te! Non è neanche figlio tuo! Che cazzo vi guardate voi? Non c'è nessuno qua! Aprimi, dai! Fammi entrare! Cosa vuoi? Voglio vedere mio figlio! Vattene! Ma non vedi in che Fammi stato entrare. Sei? Se voglio vedere Davide! Figlio, se vuoi vedere Davide, non smettere di drogarti! Dai, aprimi, ho detto! Dove vai, stronza? Fammi entrare, aprimi! Puttana di merda! Che dovevano fare? Eh? Hai solo 13 anni. Eh?
Non te lo daranno mai, bambino, Thea, se continui così. No, scusa, ma no. Devi smetterla, capito? Devi smetterla e devi aiutarti da sola. È vero o no? Rispetto, rispetto te. No, sta ferma. Elena, hanno portato via Elena. Chi? Dove? Era con me 2 minuti fa. L'ha presa un poliziotto, non lo so. Scusate, scusate, prego. Un vostro collega ha preso una bambina del nostro gruppo, alla stazione. I suoi documenti, prego. I miei documenti sono perfettamente in regola. Io sono... I suoi documenti? Sono cittadino francese. Documenti, ho detto. Dove l'ha portata? Me lo dite. Dov'è la bambina? Quale bambina? L'ha presa un vostro collega, l'hanno visto. Perché è qui a Bucarest? Che ci fa qui? Sto con un'associazione umanitaria, sono francese. Francese. E che ci fa la stazione? Dov'è la bambina? Ditemelo. Andiamo. Per favore, ma che ditemelo. Non abbiamo preso nessuna bambina. Stronzi. Allora? Allora, loro negano, ma Cristi lo ha visto. Andiamo a vedere al commissariato. Sì, nel retro. Scoperto qualcosa? No, niente, andiamo. Sì? Moshu, va a chiamare gli altri. Hanno violentato una bambina e non fate un cazzo voi. Io vi denuncio e voi la pagherete. Calmo, avete capito? Calmo. No, no, io denuncio voi e denuncio anche il vostro collega. La pagherete tutti. No! Vieni con noi. Dove vai? Vieni con noi. Smuovete, vasci! Non mi toccare, francese del cazzo. Non mi toccare, lasciami. Andiamo, Cristi. Andate al diavolo tutti quanti. Vattenete, andiamo. Tornatene in Francia, che è meglio. Poliziotto com'è che faceva? Quello è Milù. Scusate. Prego, si sieda. Perché sono qui? Dicono che 6 ragazzini hanno dichiarato di aver avuto rapporti sessuali con te. Che cazzate sono? Vuole sapere perché è qui? In Romania la pedofilia è considerata un reato molto grave. Ho visto come la combattete. Sapete bene che non sono pedofilo. Molto bene. Sì, sì, d'accordo, ma sta calmo. Per il momento non è stata formalizzata nessuna accusa a suo carico. E comunque le indagini continuano. Abbiamo già avvertito tutte le ONG. Il vostro Milud ha finito di rompere. Non è vero, sono cazzate. Dicono che ha fatto il culo a dei ragazzini. Ma sei stronzo! Lo sai benissimo che non è vero. Lo rimandano in Francia, quel coglione. Vi ha sempre preso per il culo. Che cazzo dici? Milud vuole tirarvi fuori da questa merda. E chi gliel'ha chiesto? Zitto, se gli succede qualcosa ti spacco la faccia.
Testa di cazzo! Ciao. 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 Dov'è Miloud? È all'ambasciata francese. Allora è vero che lo vogliono mandare via? Ci stanno provando, ma non è sicuro. Ciao. 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 Vogliono farmi fuori perché intralcio i loro traffici. È accusato di abusi sessuali. Dicono di avere le testimonianze di 6 bambini. Capisce che significa? Sì, sì, lo capisco. Bene. Ricapitoliamo. Ora lei sta lavorando per la Fondazione Primi Aiuti, sì, giusto? Sì, sì, però... con la fondazione lo sosteniamo indirettamente. Lui ha un progetto per il recupero dei boschettari con l'aiuto dell'assistenza sociale rumena e di un'educatrice della cooperazione italiana. L'associazione ed io personalmente lavoriamo ad altri progetti. Signor Uchilli, mi spiega perché dormiva così spesso con i bambini nei canali? Non so un altro modo per imparare a conoscerli e ottenere la loro fiducia. Allora gli chieda di testimoniare per lei. No, non voglio coinvolgerli in questa storia. Se la prenderebbero con loro. Mi dispiace, no? Ci rifletta bene. Sicuro che non è mai successo niente. Cosa? Qualcosa che avrebbero potuto usare. Una parola, un gesto che è stato frainteso. Stefano, tu mi conosci, hai visto come lavoro. Ok. Signor Uchilli, forse è meglio che lei torni per un po' in Francia. Sì, sì, certo. Torno in Francia. Grazie. Signor ambasciatore. Sì? Mi scusi. Prego, mi segua. Tuffa come vuoi, ma secondo me è una cosa inutile. Io di solito le cose inutili le evito. Sì, ma io gli voglio parlare. Ma staranno mangiando. Appunto, è il momento migliore. Ti volevo ringraziare per prima, ti sei comportato come un fratello. Ho fatto quello che mi sembrava giusto. Dovevi sentirlo con l'ambasciatore. Io Miloud lo conosco, è un bravo ragazzo, non farebbe mai una cosa del genere. Hai finito? No, sei un fottuto bastardo. Adesso loro vogliono mandarmi via e io sono nella merda, grazie. Sei tu che hai rovinato tutto con il tuo protagonismo, la tua presunzione. Ma vaffanculo. Rischiano di saltare tutti i nostri progetti per colpa tua. Vaffanculo. Non poteva esprimersi meglio. Ma che tu sei un pilacaflo, Miloud! Miloud! Rimani. Ce l'hai fatta. Sì. Resti con noi. Sì. Lud. 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 Ecco, tieni. No, no. Perché no? No, no. Dai, suona qualcosa. Dai. Lo sapevo che ce l'avresti fatta. Io non perdo mai una scommessa. Non te le togli mai, le scarpe. È divertente fare l'amore con un clown.
Olivia, scusami, sono un po' confuso. Che palle, o sei alle stelle o sotto un treno, non sei mai come tutti gli altri. Che faccio, chiudo? Milud, Milud! Milud, esci fuori! Milud! Che c'è? Esci fuori, vieni presto! Un momento! Vieni presto! Oh, pronto! Pronto, c'è Milud al telefono! C'è nessuno laggiù? Pronto? Ehi! Dai, dai, dai! Venite, venite! Ragazzi, ho bisogno di voi, del vostro aiuto, eh? Ho avuto un'idea! Anche voi! Venite, dai, dobbiamo metterci al lavoro! Vlad, va a chiamare tutti gli altri, presto! Ci vediamo al parco, ok? Dai, forza, forza, dai! Di corsa, veloci, veloci, di corsa! Ma no, non è una cazzata! Funzionerà, Mihai! Dobbiamo fare un'associazione nostra! Ci autofinanzieremo con gli spettacoli! Il principio è semplice! Oh, bene così. Ci siamo col movimento. Bene, bene. Continua così. Bravo. Noi metteremo su una nostra compagnia. Io formerò i ragazzi. Sarà una vera compagnia di circo. Guardate. Sì, sì, dai, che fai lì? Aiuta Lina. Porteremo lo spettacolo per il mondo. E l'anno prossimo, prima dell'inverno, monteremo delle tende là dietro. Dietro alla stazione. Monteremo delle grandi tende per i bambini. E poi, quando avremo tanti soldi, costruiremo dei centri per l'accoglienza. È così che li tireremo fuori. Guardate. Sì, sì. C'è un termine medico per descrivere il tuo stato. Delirio d'onnipotenza. Megalomania. Megalomania, non vorrete mollarmi. Tea, no, no. Dopo, dopo. Dove sono le palline? Non le hai trovate? Sono nella valigia, là. Hai capito? Dai. Dai. Ehi, Alberto. Sì. Vieni a dare una mano, Vlad. Qui. Guarda, questo è per te, per lo spettacolo. Ilie! Bravo, Ilie! Brava Tea, brava! Ti piace? Sì, mi piace. Parada. È un nome bellissimo. È vero. Hai visto? Bello. Bravi.
Che vuoi? Dai, vieni a lavorare. Oh, idiota, muoviti. Forza, dai, puoi alzare il culo. Stupido. Hai rotto, vattene. Vieni qui, Cosmin. 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 Linea. Vai. Bene. Tirati su. Ok. Vieni, Cristi, vieni. Dai. Ho paura. Che paura? Ci vuole uno leggero in cima. Dai. Dai. Dai, Cristi, sali che ti tengo io. Un, due, tre. Un, due. Ci sei, fa un bel respiro. Bravo. Al mio tre ti lasci e in altre mani. Uno, due e lasciati. No! Ai. Stai qui. Milud, sono leggera, vado io in cima. Sì, va bene. Natalia, vieni. Natalia? Natalia, sotto al posto di Alina. Sali. Piano, piano. Ecco così. Vai. Tirati su. Abbiamo la piazza dell'università. Mihai è riuscito a farsi dare il permesso. Faremo il nostro spettacolo la notte di Natale. Bene, no? Anzi, molto bene. Però, sia ben chiaro, dovete lavorare. Molto. Moltissimo. E niente colla. Niente litigate. Niente cazzate. Ci siamo capiti? Sì. Sì. Sicuro? Sì. Sicuro? Sì. Sicuro. Sicuro. Ok, bene. Ci vediamo domani. Ciao. 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 Milud, Milud! Sì? Senti, io non lo posso fare il circo. Perché? Non so fare niente, la piramide mi fa paura. Hai solo bisogno di tempo per imparare. Sì, ma a me non mi piace. Però disegnare ti piace. Sì! Sì? Perché allora non disegni un grosso clown? E anche tutta la nostra storia. Davvero posso? Sì, sicuro. Sarà uno sfondo molto bello per il nostro spettacolo, no? E poi ho parlato di te con Don Guido e Livia. Conoscono un maestro di pittura molto bravo che andrebbe bene per te. Ti piacerebbe ritornare a scuola? Sì, sicuro. Sì, sicuro? Sì, sicuro. Le tipe le hai già sistemate? Sì. Molto bene. Rasban. I soldi dei ragazzini dove sono? Niente, è colpa di quello stronzo di francese. Se li ha presi per uno spettacolo con lui. Non me ne frega un cazzo. Voglio i miei soldi. Se non me li porti tu, vado a prendermeli da solo. Vattene a fanculo. Oh, frate. Vai, tragi i malati nudi. Lascia. Che fai? Vattene, sta con uno ora. E chi levati se ne levati dalle palle, ho detto. Sta con uno. Via, vattene via, vaffanculo. Bene, dunque, l'accusa è stata ritirata. Oggi stesso chiuderanno il procedimento. Grazie. Si accomodi. E non le sembra un po' strano tutto Signor questo? Lì, lei crede davvero che io sia così ingenuo? No, assolutamente. Vorrei darle un consiglio come amico e come rappresentante dello Stato francese. Parta, vada via. Non ha più l'appoggio delle ONG. Si è messo tutti contro, dalla polizia alla criminalità. Non so se potrò aiutarla un'altra volta. In questi momenti sono fiero di essere francese. Come ti chiami? Io sono Milud. Thea. Thea. E tu? Però non eri così. Nel disegno ti ho fatto senza trampoli. Ma questo è uno spettacolo. È molto più bello se sono così alto, no? Ma no. No?
No. E quando ho visto tutta quella gente fuori, hanno iniziato a tremarmi le ginocchia. Sì, così. Ero convinto che non ce l'avrei mai fatta, che mi sarebbero cadute tutte le palline. Invece, ce l'ho fatta. Tutto è andato bene, benissimo. Quindi tranquilli, ok? Grazie. Bravo, Monsieur Costantino. Tea, ti prego. Dai, mi piace, mi piace. Ti piace? Buona la colla! Buona, vieni! Buone, buone! Tieni. Tea, ti prego. Nel fondo. Rispetto. Tea, rispetto. Dai, coraggio. Brava, così. Buona la piramide. Ok, ti aiuto, vai. No, dritto. Dritto. Bene. Cristi. Vai. No. La polizia. Oh, polizia. Polizia. Scappa. Scappa. Lavoro per un'associazione umanitaria, voglio parlare con il vostro capo, sono francese. Portatelo via. No, no, che fate? Che fate ai ragazzi? Non mi toccare. Forza, via, okay. via. Ok, calma. Nome, cognome e data di nascita. Sulla testa. Vlad. Dragici. Leva quelle mani di merda, brutta stronza. Ferma. Levami le mani di rosso. Ferma. Lasciami, non mi toccare, stronza. Ferma! Lasciami! Camminate! Lasciami! Muovetevi, avanti! No! Fino a un quaccio, amore! Buonasera. 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 Dove sono i bambini? Prego, accomodatevi. Allora, c'è stato sicuramente un errore, ispettore. Quest'uomo lavora con noi. Si occupa dei boschettari. Collabora anche con i vostri assistenti sociali. Sì, posso confermare perché sono uno degli assistenti sociali che lavora per il suo progetto. Mi scusi, vorrei solo che i ragazzi fossero liberati, non hanno fatto niente. I boschettari sono dei vagabondi, vivono di furti e di prostituzione. Il nostro dovere è portarli negli orfanotrofi. E che ne facciamo di quelli che scappano? Anche loro vanno aiutati. Ed è proprio quello che noi stiamo cercando di fare. È vero, stavamo preparando uno spettacolo per Natale. I ragazzi erano così felici. Sarebbe davvero un peccato. Vuole avere tutte le associazioni internazionali e la stampa contro. Cosa sono queste facce? Siete liberi, liberi! Dov'è Alina? Non c'è, non l'ho più vista! Sarà ancora dentro, Olivia, controllo. Sì. Ok, scusi. Aiutatemi. Bene. Grazie. Dice che alcuni li hanno già mandati all'orfanotrofio di Balotesti. Andiamoci! Vado a vedere. Ok. Vieni. Forza! Hop! Sei molto carina. Capello corto, elegante. Thank you.
Non ci credo che è all'orfanotrofio. Perché? Vedrai che la troviamo. Andrà tutto bene. C'è nessuno qui? C'è nessuno qui? Sì, sì, arrivo. Signora, mi scusi. Buonasera. Buonasera. Sono un assistente sociale. Ah, sì. Stai qua. Cerco dei ragazzi che sono arrivati oggi. Li ha portati qui la polizia? Sì, sì. Oggi li hanno portati, sì. Ho il permesso di riprendere una bambina del nostro gruppo. Ha i capelli un po' castani. Si chiama Lina. Può essere. Forse è proprio quella che è già scappata. Scappata? È scappata, sì. Ma com'è possibile? Siamo in pochi qui, non ce la facciamo a tenere d'occhio tutti questi bambini. Possiamo entrare? Sì, prego. Grazie. Entrate. Ecco, tieni. Questi sono i documenti che abbiamo. L'hanno ritrovata. Morta. Vicino al canale di Grozzavesti. L'hanno violentata, aveva tutte le ossa rotte. Che facciamo, Milud? Costantin e quel pappone di Razvan hanno detto che ci picchiano. Già. Non fanno così per il nostro spettacolo. È che loro non vogliono che usciate da questa merda. Ma è la vostra vita, ragazzi. Non posso decidere io per voi.
coraggio. Grazie. Grazie. Dai. Il naso, tieni. Dov'è Christy? Non l'abbiamo visto. Ok, ragazzi, pronti? Sì. Dai, dai, dai. Sì. Pa, ra, pa, ra, va. Dai, venite. Petronella, Vlad. Ci siamo. Coraggio, 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 via! Calmo, calmo Cristi, dai! Sali Cristi! Bravo, bravo!